Visto che ci siamo. Allora siamo col prefetto Gabrielli, che in questo momento è la persona più importante di Roma, perché ha in mano i destini della capitale. Ma lei sta esaminando ancora le carte giudiziarie? No, non sto esaminando niente, perché non, cioè, ovviamente mi sto leggendo come ogni cittadino di questo paese. Vabbè, quelle, diciamo, io per mestiere le ho lette tutte, anche gli allegati. Le ordinanze, però quello che a me interessa è la relazione che mi sarà prodotta martedì. Che sarà prodotta da... dalla commissione di accesso. Dalla commissione di accesso. È perché molti si sono un po' stupiti, tempistiche, ma questo stabilisce la legge. Sono circolate anche sui giornali l'ipotesi che lui divenga commissario del Giubileo, perché il Giubileo è alle porte. Dicono con un modello Expo, ma il modello Expo ha un commissario. No, io credo che ci sia un po' di confusione nella veicolazione. Intanto il parallelo con Expo può essere fuorviante, per la semplicissima ragione che Expo era un grande evento, decretato con un provvedimento del Consiglio dei Ministri e gestito con ordinanze di protezione civile, poi successivamente addirittura con norme primarie. Quindi ad Expo c'è un commissario. Io credo quello a cui ci si riferisca come modello Expo, che mi permetto di dire il modello Gabrielli, perché quel modello l'ho scritto io quando stavo in protezione civile, è quello di dare al prefetto il coordinamento delle attività che i singoli enti avevano messo insieme per quanto riguarda la gestione di Expo. Sì, diciamo anche che per il Giubileo non ci sarà quella mole di appalti che ha visto protagonista Expo, anche perché siamo molto vicini. A parte credo che non ci siano né i tempi e non poi, ci siano nemmeno Papa Francesco sembrava molto disposto a dire non fatene un grande evento. Ecco. Ma credo che questo sia, almeno dalle dichiarazioni del governo, l'intenzione del governo. Cosa diversa invece è la possibilità che venga riferita con gli strumenti dei decreti legislativi 51 e 61 del 2012 e 2013 al sindaco dei poteri commissariali per la realizzazione di opere che attengono soltanto a tre tipologie di intervento: mobilità, traffico e inquinamento atmosferico. La ringrazio. Prego.